Ciao e bentornati sul canale di Giovanni Aggiusta Tutto. Oggi costruiremo dei fanali per la bicicletta con dei LED RGB, con anche due pulsanti per attivare le frecce destra e sinistra, per indicare a chi abbiamo dietro in che direzione stiamo per andare. Iniziamo! Realizzerò la struttura dei due fanali con la stampante 3D. In descrizione troverete tutti i link per scaricare i file che ho stampato. Se voi non avete una stampante 3D, potete comunque costruire i fanali con dei fogli di plastica, tagliati, piegati e incollati. Per stampare tutti i pezzi ho impiegato circa 3 giorni e devo dire che sono venuti abbastanza bene. Dopo aver tolto i supporti e rifinito le piccole imprecisioni, ecco qui tutti i pezzi. Oltre ai pezzi stampati in 3D ci servirà un Arduino Nano, due pulsanti, un interruttore e una striscia di LED individualmente indirizzabili, in questo caso IVS2812B Eco. Per alimentare i fanali userò un power bank molto semplice, che ho preso con la raccolta punti del supermercato. Poi ci serviranno dei cavi di vari colori e circa 2 metri di guaina termoretraibile. Iniziamo ad assemblare il fanale dietro. L'ho stampato in due pezzi, il fanale e la staffa, che incollerò insieme mettendo alcune gocce di attaccatutto e premendo insieme i pezzi per qualche minuto. Poi ho tagliato 4 pezzi di strisce LED da 6 LED ciascuno. Ho disposto le strisce LED su una tavoletta di legno, seguendo la piccola freccia che c'è su ogni LED, mettendo un pezzo con la freccia in una direzione e uno con la freccia nell'altra direzione, facendo in modo da avere il DIN della prima striscia in alto a sinistra, dove entreranno i cavi. Ho fermato i pezzi con del nastro adesivo e ho preparato tanti piccoli pezzi di cavo. Ho messo un po' di stagno sui contatti della striscia LED e ho iniziato a collegare i cavi, collegando il DO, ovvero data out di un pezzo, con il D-in di quello successivo, il ground con il ground e il 5V con il 5V. Comunque vi ricordo che in descrizione troverete uno schema elettrico dettagliato di tutti i collegamenti che farò. Una volta saldati tutti i cavi, ho preso i due connettori che c'erano insieme alla striscia LED e ho messo una guaina termoretraibile sui cavi di uno dei due connettori. Ho infilato i cavi del connettore nel foro dietro al fanale e li ho saldati al D-in, GND e 5V della prima striscia LED. Ho tolto la carta dall'adesivo delle strisce LED e le ho incollate una alla volta al fanale. Poi ho messo della colla a caldo per coprire i cavi ed evitare che le strisce si staccassero nel tempo. Infine ho tagliato un pezzo di plexiglass antiriflesso e l'ho incollato sui supporti del fanale. Ho usato dell'attaccatutto, ma io vi sconsiglio questa soluzione perché rovina il plexiglass
mentre è molto meglio usare la colla a caldo. Ecco il nostro fanale finito. Ora prepariamo il cavo che andrà dal fanale dietro al fanale davanti e prenderà l'alimentazione dalla batteria. Nel mio caso il cavo dovrà essere lungo 135 cm, quindi ho tagliato 4 cavi a circa 1,5 m. Ho saldato 3 di questi cavi al connettore che si collegherà al fanale e ho protetto le saldature con della guaina termoretraibile. Ho infilato i 3 cavi in un primo pezzo di guaina da 5 mm, lungo circa 0,5 m. Poi ho preso un vecchio cavo USB e ho spelato un'estremità, tagliando il cavo verde e quello bianco che sono i dati e lasciando rosso e nero. Ho collegato il positivo del cavo USB al cavo viola e il negativo l'ho collegato sul cavo del negativo che viene dal fanale. Infine ho infilato i 4 cavi in un altro pezzo di guaina di circa 90 cm e ho scaldato anche questa guaina con la pistola termica. Ecco il cavo finito, quindi possiamo passare ai pulsanti per le frecce da mettere sul manubrio della bicicletta. Anche per questo ho dovuto preparare un cavo per andare dai pulsanti al fanale davanti. L'ho fatto sempre allo stesso modo, infilando i 6 cavi nella guaina termoretraibile, che poi ho scaldato con la pistola termica. Poi ho infilato il cavo nella scatolina stampata in 3D e ho messo i pulsanti nei fori sul coperchio. Qui metterò anche un LED per indicare se le frecce sono accese. Ho saldato al LED una resistenza e poi ho saldato al positivo uno dei 3 cavi verdi e al negativo il cavo bianco. Ho infilato anche il LED nel pannellino e ho portato il negativo anche ai 2 pulsanti. Ho saldato gli altri 2 cavi verdi ai contatti liberi dei 2 pulsanti e i 2 cavi rossi all'interruttore. Infine ho messo un po' di colla a caldo per fermare il cavo che esce e ho chiuso la scatolina con qualche goccia di attaccatutto. L'ultimo pezzo che ci rimane è il fanale davanti, in cui starà anche l'Arduino, che controllerà tutto. Nel fanale davanti metterò 3 pezzi di striscia LED da 3 LED ciascuno, che ho collegato come quelli nel fanale dietro, seguendo la freccia. Sul DO che sta per data out dell'ultimo pezzo ho collegato un cavo, che poi andrà al fanale dietro. Anche queste strisce LED sono state incollate con il loro adesivo, aggiungendo un po' di colla a caldo ai lati. Dietro al fanale c'è uno spazio dove starà l'Arduino. Prima di montare l'Arduino ho caricato il programma che trovate in descrizione. Poi nel foro sopra ho infilato il cavo dei pulsanti, mentre in quello sul lato ho infilato il cavo del fanale dietro. Ho iniziato a fare i collegamenti saldando il cavo in uscita dei LED davanti con l'ingresso dei LED dietro e il positivo della batteria a uno dei 2 cavi dell'interruttore. Poi ho collegato ai pin 4 e 5 dell'Arduino i 2 pulsanti per le frecce. Al pin 6 il cavo dei LED individualmente indirizzabili e al pin 7 il LED. Ho saldato insieme tutti i cavi del positivo e del negativo,
portando l'alimentazione anche all'Arduino. Ora che ho finito i collegamenti, ho preso il coperchio del fanale e ho infilato due fascette nei loro fori, perché è più comodo farlo adesso che è aperto. Ho chiuso il coperchio con delle viti, in modo da poterlo aprire per accedere all'Arduino e ai collegamenti. Infine ho attaccato con un po' di colla a caldo un pezzo di plexiglass per proteggere i LED. Ecco finito anche il fanale davanti. Ora andiamo a montare i fanali sulla bicicletta. Per prima cosa ho montato con le sue fascette il fanale davanti, che ha dietro un incavo arrotondato che si adatta alla forma della bicicletta. Ho montato sul manubrio la scatolina dei due pulsanti con tre fascette e ho arrotolato il cavo attorno al cavo del freno per nasconderlo un po'. Ho arrotolato anche il cavo del fanale dietro attorno al telaio della bicicletta e ho montato il fanale alla staffa con due bulloni. Per montare la batteria sotto al portapacchi ho stampato in 3D un supporto a cui ho attaccato la batteria con del biadesivo. Ho infilato il supporto al suo posto e ho avvitato il coperchio con quattro bulloni. Come ultima cosa ho attaccato il cavo USB alla batteria. Abbiamo finito di montare i fanali e come vedete esteticamente non sono bruttissimi, anzi a me piacciono e i cavi non si notano troppo. Quando accendo l'interruttore, i LED fanno questa semplice animazione e diventano tutti verdi. Poi il fanale davanti diventa bianco e quello dietro diventa rosso, con una parte fissa e una che lampeggia. Se premo il pulsante a destra, la metà destra dei due fanali lampeggia di giallo e lampeggia anche il LED vicino ai pulsanti, per indicarmi che la freccia è accesa. Se premo il pulsante a sinistra, lampeggia la metà sinistra dei fanali e il LED sul manubrio rimane fisso. Entrambe le frecce si spengono automaticamente dopo 15 secondi. La batteria dura parecchio e quando si scarica ci basterà ricaricarla con un semplice alimentatore USB. Anche questo video piuttosto lungo finisce qui. Io vi ringrazio di averlo visto, mi raccomando iscrivetevi, lasciate un bel like e non dimenticate di seguirmi su Instagram. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video, che sarà un progetto fantastico, quindi iscrivetevi.